Ci siamo, eccoci qua. Ok, cantiamo, eh? Let's chant. Gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namo Vishnupadaya Kshepishaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Guravane Prachorine Nirvishesha Shunavadi Pasatyade Shatarine Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna Bhakta Piero, Bhakti Victoria, Bhakti Viviana, Bhakti Luisa, Hare Krishna Bhakti Emanuele, Bhakti Palmira, Bhakta Fabio e altri devoti di cui non leggo al momento il nome. Ok, leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, canto 6, intitolato I doveri assegnati all'umanità, capitolo 18, intitolato Diti fa il voto di uccidere Indra, verso numero 74. Ok, leggiamo insieme. Aradhanam Bhagavata. Aradhanam Bhagavata. Iha mana nirashisha. Iha mana nirashisha. Yetu nechanti api param. Yetu nechanti api param. Tesvarta kusha lasmrita. Tesvarta kusha lasmrita.
Aradhanam Bhagavatam. Aradhanam Bhagavatam. Yamana Nirashisham. Yamana Nirashisham. Yetu nechanti api param. Yetu nechanti api param. Tesvarta kushalasmrita. Tesvarta kushalasmrita. Aradhanam Bhagavatam. Aradhanam Bhagavatam. Ihamana nirashisham. Mahana nirashisha. Yetu nechanti api param. Nechanti api param. Tesvarta kushalasmrita. Tesvarta kushalasmrita. Sì. Hare Krishna Kevala Bhakti. Parola per parola. Aradhanam. Aradhanam. Adorazione. Hare Krishna Bhatta Luigi. Adorazione. Bhagavatam. Bhagavatam. Di Dio la persona suprema. Di Dio la persona suprema. Yamana. Yamana. Essendo interessato. Essendo interessato. Nirashisham. Nirashisham. Senza desideri materiali. Senza desideri materiali. Ye. Ye. Coloro. Coloro. Che. No, coloro che. E loro. Tu. Tu. In realtà. In realtà. Na icchanti. Na icchanti. Non desiderano. Non desiderano. Api. Api. Neanche. Neanche. Param. La liberazione. La liberazione. Te. Essi. Sì. Svarta. Svarta. Nella loro interesse. Nel loro interesse. Kushala. Kushala. Esperti. 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 Smrita. Smrita. Sono considerati. Sono considerati. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia. Bhai Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Shila Prabhupada. Shila Prabhupada Ki Jai. Jai. Hare Krishna soffitto di Laura. Dovrebbe esserci anche Laura lì sotto, però intanto salutiamo il soffitto di Laura. Ci sono. C'è sotto il soffitto, va bene. Hare Krishna Laura, buongiorno. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhai Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Shila Prabhupada. Shila Prabhupada Ki Jai. Qui Indra, c'è Indra, è Indra che parla qui. Benché coloro che si interessano soltanto dell'adorazione di Dio, la persona suprema, non desiderino ottenere niente di materiale dal Signore, nemmeno la liberazione, Shri Krishna appaga tutti i loro desideri. Rileggiamo insieme. Benché coloro che si interessano soltanto, dell'adorazione di Dio la persona suprema, dell'adorazione di Dio la persona suprema, non desiderino ottenere niente di materiale dal Signore, non desiderano ottenere niente di materiale dal Signore, nemmeno la liberazione. Nemmeno la liberazione. Shri Krishna appaga tutti i loro desideri. Shri Krishna appaga tutti i loro desideri. Da qui la domanda di oggi che dà il titolo allo studio, no? Ma è sbagliato desiderare di tornare nel mondo spirituale, allora? Desiderare la liberazione è sbagliato? Perché qui dice coloro che si interessano soltanto dell'adorazione di Dio, la persona suprema, quindi puri devoti, benché non desiderino ottenere niente di materiale dal Signore, nemmeno la liberazione, beh, quindi è sbagliato per noi desiderare di tornare nel mondo spirituale. Vediamo un po', parliamone un po'. Hare Krishna Bhakti in Valentina. Intanto leggiamo la bellissima spiegazione di Srila Prabhupada. Quando Dhruva Maharaj vide Sri Vishnu, rifiutò di accettare da lui anche la minima benedizione, perché soltanto il fatto di averlo potuto vedere lo aveva completamente appagato. Ciononostante, poiché Dhruva Maharaj aveva desiderato all'inizio un regno più grande di quello di suo padre, fu innalzato a Dhruva Loka, il pianeta più elevato dell'universo. Perciò, negli Shastra è detto:
Akama sarva kamo vam moksha kama udarade tibrena bhakti yogena yajetam purushamparam. L'uomo intelligente, l'individuo, la persona intelligente, che sia piena di desideri materiali, o che sia privo di ogni desiderio, o che desideri la liberazione, deve con tutto se stesso adorare Dio, il tutto supremo e assoluto. Ripeto, questo è un verso 2.3.10 dello Srimad Bhagavata, un verso importantissimo. Dice, Akama, che tu sia pieno di desideri, che tu sia, non abbia alcun desiderio, Akama, no? Akama, Kama, passioni egoistiche, no? Ok. Che tu sia Akama, ovvero privo di qualunque desiderio materiale, o che tu sia Sarva Kama, oppure pieno di desideri materiali, o Moksha Kama, che tu desideri la liberazione, bene, con tutto te stesso adora Dio, il tutto supremo e assoluto, se sei intelligente. Yajeta Purusham Param, Udara di, una persona veramente intelligente, che sia pieno di desiderio, che non ne abbia, o che desideri ardentemente la liberazione, si impegnerà, Tivrena, Bhakti Yogena, si impegnerà in maniera assoluta al servizio del Signore Supremo. Ok, ci si dovrebbe impegnare pienamente nel servizio di devozione. Allora, anche se non si hanno desideri, qualunque cosa si fosse precedentemente desiderata potrà essere soddisfatta grazie all'adorazione del Signore. Il vero devoto non desidera nemmeno la liberazione. Anyabhilashita shunyam. Il vero devoto non desidera nemmeno la liberazione. Il Signore, tuttavia, esaudisce il desiderio del devoto, concedendogli opulenze che non saranno mai distrutte. Questo non significa che Krishna dia qualcosa di materiale. Questo non succederà mai. Krishna non darà mai qualcosa di materiale. Mai, mai. Quando sembra che dia qualcosa di materiale? Quando rileva che quel devoto userà tutto al suo servizio. A quel punto lì allora non è materiale, perché come leggevamo di recente, materiale significa fraintendimento, perché tutto proviene da Krishna, Dio la persona suprema, l'essere supremo spirituale per eccellenza, no? Il supremo, il sommo spirituale. Quindi tutto ciò che emana da lui è spirituale. Siamo noi che, quando vediamo qualcosa scollegata da Krishna, e quindi pensiamo, vediamo un po' come posso godere di questa situazione, vediamo un po' come posso godere di questa persona, vediamo un po' come posso godere di questa posizione, ecco, quello significa materiale, ovvero fraintendimento, ovvero illusione. Quindi Krishna non dà mai niente di materiale, mai. E quando sembra che dia qualcosa di materiale, in realtà sta concedendo delle opulenze al suo puro devoto, il quale saprà perfettamente utilizzarle al servizio di Krishna. Quindi non pensiamo mai che Krishna, vabbè, Krishna, se mi puoi dare qualcosa di materiale, vedi un po' tu. No, non succederà mai, è impossibile proprio, no? Ok. Quindi il vero devoto non desidera nemmeno la liberazione, anyabhilashita shunyam. Il Signore, tuttavia, esaudisce il desiderio del devoto concedendogli opulenze che non saranno mai distrutte. L'opulenza di un karmi, per karmi si intende un materialista, una persona karma che agisce per ottenere dei risultati propizi dalle sue azioni, risultati dei quali andrà a godere direttamente, ovvero in maniera egoistica, no? Quindi, ok. Il karmi, allora, l'opulenza di un karmi è destinata alla distruzione, ma l'opulenza di un devoto non è mai distrutta. Un devoto diventa sempre più opulento nella misura in cui il suo servizio devozionale si intensifica. Hare Krishna. E sì, la coscienza di Krishna è semplice. Dobbiamo avere le idee chiare, però. È molto semplice, molto lineare. Semplice per i semplici, come diceva sempre Srila Prabhupada, è semplice per i semplici. Ma complicatissima per chi ha un animo complicato, ovvero per chi si complica la vita cercando di conseguire
di quando una persona si complica la vita quando diventa un seguace di Maya, praticamente. Allora, stavo leggendo una cosa a proposito dello Srimad Bhagavatam, dell'ottavo canto, a proposito delle opulenze, no? Allora, sentite questa, eh? Le opulenze offerte da Dio, dice, questa è una spiegazione, un estrapolato da una spiegazione di Srila Prabhupada inerente a questo argomento. Le opulenze offerte da Dio alla persona suprema non possono essere paragonate alle opulenze ottenute tramite il karma kanda. In altre parole, se un devoto diventa molto opulento, è chiaro che la sua opulenza è un dono di Dio, la persona suprema. Tale opulenza non sarà mai sconfitta, mentre l'opulenza ottenuta con l'attività interessata può essere sconfitta in qualunque momento. Hare Krishna. Ok. Hare Krishna Bhatta Rosario. Si è connesso. Sì, allora. Non vediamo queste preghiere, no? Queste preghiere, questi versi, queste preghiere. Dov'era qui? I puri devoti si interessano soltanto all'adorazione di Dio, la persona suprema, e non desiderano ottenere niente di materiale dal Signore, nemmeno la liberazione. Potrebbe metterci un attimino a disagio, un po' in soggezione questo tipo di affermazioni. Perché sono così elevate, illustrano una condizione spirituale, esistenziale così elevata. Cioè, qui i puri devoti, affermazioni queste, ce cioè, ne sono tantissime. Beh, Sri Chaitanya Mahaprabhu dice: io sono disposto a rinascere vita dopo vita pur di servirti, non mi interessa, sono anche disposto a rinascere in questo mondo materiale, quindi accettare un corpo materiale. Sì, l'importante è essere impegnato al tuo servizio. Jamme jamme Prabhu sei, fa eco Srila Narottam Das Thakur. Ugualmente, io sono pronto a servirti vita dopo vita, mio maestro spirituale, autentico rappresentante di Krishna. Quindi questi versi, puro devoto non desidera neanche la liberazione. Queste preghiere, queste affermazioni, ma allora, al nostro livello, no? Il nostro livello, nella migliore delle ipotesi, è quello del sadaka. Sadaka significa disciplina, sadaka significa nuotare controcorrente, contro la corrente di Maya, ovvero contro la corrente degli impulsi, dei sensi, la spinta. Le impellenze, no? I vegan, bacio vegan, mana sacro, da vegan, jiva vegan, odaro pasta vegan, e le spinte della collera, e le spinte della mente, della lingua, e dello stomaco, e dei genitali, uff, e quanti ce ne sono? Allora, tutti i sottoprodotti. Sadaka significa utsahan, sforzarsi con pazienza e con fiducia. Visualizzando il risultato e andando controcorrente. Questo significa tante lotte da affrontare per restare in pista, come si dice, o in sella. Quindi uno, se questo è il nostro livello, uno potrebbe qualcuno giustamente dire: ma non è sciocco non desiderare la liberazione? Non è da sciocchi? Non la libero, non la desidero la liberazione al nostro livello? Cioè, piuttosto sembrerebbe una, come si dice, cosa buona e giusta desiderare di uscire da questo mondo, la libertà, voglio essere libera, non ce la faccio più. È sbagliato? No, 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 non è sciocco per niente desiderare la liberazione al nostro livello. Sì, è così. Cioè, i Veda, e quindi la Bhakti, Vedanta, Bhakti Vedanta, Bhakti rappresenta il culmine, l'apogeo, la perfezione, la massima espressione dei Veda, no? La Bhakti, Bhakti Vedanta, il fine ultimo dei Veda è quello di sviluppare Bhakti, no? Bhakti Vedanta, Swami Prabhupada, Bhakti Vedanta, no? Quindi Anta, il fine ultimo Veda dei Veda è Bhakti. Quindi i Veda in generale, la Bhakti in particolare, offrono sempre più livelli di adesione, nel senso che nessuno viene mai tagliato fuori, mai, 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 mai. E
Il che significa, se ci sono vari livelli di adesione, sulla base della propria condizione esistenziale attuale, significa che essere all'altezza di uno standard, di un livello, non significa essere all'altezza di uno standard più elevato. Questo non deve scoraggiare, non deve scoraggiare. Per esempio, non deve né scoraggiare né impigrirci. Ah, vabbè, io adesso sono a questo livello, ci rimango, dovremmo sempre puntare a migliorare, no? Ad maiore, dicevano i latini, no? Ad maiore sempre. Allora, per esempio, un padre, prendiamo un padre che ha due figli gemelli, iscritti all'università, va bene? Però il loro rendimento accademico è leggermente differente, cioè uno prende sempre voti tra 27 e 30, no? E a volte anche la lode, ecco. L'altro invece, quando non viene bocciato, veleggia intorno ai 18, 18, 19, 20, toh, ok, vabbè. Un giorno affrontano lo stesso esame e quello che solitamente prendeva sempre 30 o quasi 30 o lode prende 25. Così come anche l'altro, quell'altro che da 18 o dalla bocciatura anche lui ha preso 25. Allora, al figlio che veniva bocciato o a volte il 18, prende 25 questo. Cosa gli dice il padre? Che gli dice il padre? Che gli dice il padre? Bravo! 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 Come hai fatto? Solitamente ti bocciano, questa volta hai preso 25. Bravo! Però gli dice anche, era ora. Era ora! Insomma, no? Era ora, bravo! Oh, Invece... gli dice bravo, come hai fatto? E il figlio gli fa, ho copiato. No, vabbè, no, era un orale, era un orale, non poteva copiare. Allora, da 18 prende 25, bravo, gli dice il padre. Invece a quell'altro che da 30 è calato a 25, che gli dice? Che gli dice? Che Ma ti è sta... stato poco, non è Eh? stato. No, hai studiato, beh, insomma, non è proprio... Dice, che ti sta Chiede come mai, succedendo? gli chiede come Come mai mai? è Come successo. mai? Giusto, come mai? Che sta succedendo? Che ti sta... Eppure hanno preso entrambi 25. Qualcuno potrebbe, che non conosce l'intera situazione familiare e non conosce, come si chiama il libretto degli esami? Si chiama libretto degli esami, non mi ricordo. Qualcuno potrebbe obiettare, no? Dice, ma hanno preso entrambi 25, perché uno lo lodi, bravo, e l'altro gli dice, beh, lo rimproveri, che ti sta succedendo? Che succede? Allora, ma è ovvio, perché il primo dalla bocciatura o dal 18 ha preso 25, ha fatto un passo in avanti, mentre l'altro ha fatto un passo indietro. Comincia ad essere preoccupante. Che sta succedendo? Prevenire è meglio che curare. Che succede? Allora, avendo questo in mente, questo esempio, la Bhakti certamente è inclusiva. Certamente, come ci diciamo sempre, Krishna lascia aperte per tutti le porte del suo essere di parte, non esclude nessuno. Questo verso poi che Srila Prabhupada ha citato qui nella spiegazione di oggi, Akama Sarva Kamo Va Moksha Kama Udara Di Tivrena Bhakti Yogena Yajetam Purusham Param. Beh, questo verso, che se abbiano tanti desideri o nessun desiderio o il desiderio di liberazione, sii intelligente e pratica la Bhakti intensamente. Quindi non esclude nessuno. È presentata una visione attraverso questo verso assolutamente inclusiva della Bhakti. E poi ci sono anche altri versi, per esempio quello famosissimo 1, 2, 6, canto primo, capitolo secondo, verso 26, sempre dello Srimad Bhagavatam, che dice: Savai Pumsam Parodharmo Yato Bhakti Adoksha Jayahai Tukia Pratiyata Yayatma Suprasiddhati, che illustra il puro servizio devozionale, che è definito tale, puro, quando?
quando è immotivato, quando è ininterrotto. Immotivato e ininterrotto. Non pone condizioni né limiti. Immotivato non pone condizioni, ininterrotto non pone limiti. Ok, Aituki Apratiyada. Infatti viene chiamato Param Dharma, il supremo Dharma, la suprema occupazione, Pumsam, per ogni essere umano, no? È questo ciò che il Bhagavatam ci sta insegnando. Possono sembrare apparentemente contraddittorie, ma come? Forse in quel momento lì, quando dice Sarva Kama, Akamo Vau, che tu abbia pieni, tanti desideri o che tu non ne abbia, non ti preoccupare, impegni nel servizio devozionale. Forse lì Vyasadeva era un po' più allegro, E invece nell'altro sa, vai pum sam paro dharmo, yato bhakti rajo, ahai tu kia pratiyata, lì soltanto pura devozione, lì invece era un po' nervosetto e allora è stato dragoniano. Dobbiamo pensare questo? No, ovviamente no, no, ovviamente no. La bhakti è inclusiva, eppure offre a tutti quanti la possibilità di dare uno sguardo a quella che è la perfezione, lo standard da raggiungere. E contemporaneamente ti dice, quale che sia il tuo standard? Anche tu fossi Sarva Kama, che il tuo animo sia in fiamme, bruci di Kama, arda di concupiscenza, come si dice, sia grossolana che sottile, Yajetab, Tivrena Bhakti Yogena, impegnati con determinazione nel servizio devozionale. Non ti preoccupare, tu impegnati, non ti soffermare su quelli che sono i tuoi limiti, concentrati sull'obiettivo e Krishna quei limiti te li farà superare, no? Quindi, questo ci sta insegnando il Bhagavatam, non c'è niente di contraddittorio, ovviamente, e non sono momenti più felici di Vyasadeva e momenti più tristi e più pessimistici e quindi in cui lui è più rigido, no, no, e in altri momenti è più flessibile, no, no, non è questo il punto, no? Quindi noi dobbiamo capire questo, che il Bhagavatam ci sta offrendo un'opportunità di elevazione. Accogliendoci, quale che sia la nostra condizione esistenziale in quel momento, lo status della nostra coscienza, addirittura piena zeppa, intrisa, pregna di desideri materiali, non fa niente. Vieni, sali a bordo, vieni, non ti preoccupare, non ci pensare, va bene? Sali a bordo, ma impegnati, serio, serio e sincero, come diceva Shila Prabhupada ieri, serio e sincero. Contemporaneamente ti dice, guarda però che lo standard è questo da raggiungere, il livello, tu adesso sali a bordo. L'obiettivo è quello, va bene? Serio e sincero, un devoto serio e sincero lo accetta. Non si scoraggia né cerca di imitare chi già ha raggiunto quel livello lì, no? Quindi dal nostro punto di vista, dobbiamo comprendere, dalla nostra condizione attuale, dobbiamo comprendere questo e comprenderlo e rispettare queste istruzioni scritturali, rispettarle, accettarle e rispettarle. E allo stesso tempo dobbiamo anche, l'analisi del contesto è fondamentale, no? L'autoanalisi. A che livello sono? Qual è il mio reale livello? E da lì pensare al passo successivo da compiere. Questa è la strada che ci sta tracciando la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam. E per quanto ci riguarda, perché dobbiamo sempre contestualizzare in accordo con quello che è il nostro livello, no? Ok, altrimenti prima analisi del contesto, poi assunzione di responsabilità. Quindi io mi assumo la giusta responsabilità, ovvero quella responsabilità che pertiene al mio reale livello, quindi analisi del contesto, assunzione di responsabilità, per rispondere alla domanda di oggi. Qual era la domanda di oggi? Ma è sbagliato desiderare la liberazione? No, alla luce di quello che abbiamo letto oggi, no? I puri devoti non desiderano neanche la liberazione. Quindi che è sbagliato per me desiderare la liberazione? Come si risponde a questa domanda? In maniera molto semplice, molto lineare. Non possiamo diventare puri devoti senza diventare prima devoti. Il puro devoto è quello che non gli interessa. Inferno, paradiso. Svarga, Pavarga, non gli importa, pianeti superiori, infernali, mondo materiale, mondo spirituale, non gli importa. L'importante, quello che a lui importa è rendersi disponibile al servizio a Krishna. Eccomi, sono disponibile, quale che sia la mia condizione,
la configurazione esterna, internamente, io sono connesso a te. Quindi non mi interessa, Svarga Pavarga Narakesh, Alpituliarta, no? Non importa, anche all'inferno, a chi se ne importa? L'importante è che io sia impegnato al tuo servizio. Per favore, Krishna, permettimi di essere sempre impegnato al tuo servizio. Poi mandami dove vuoi, ma sei tu il controllore supremo, mica io. No, non pongo nessuna restrizione, nessun sì però, eh? Nessun sì però. Quando diciamo sì però, ricordiamoci, stiamo dicendo no. Quando a Krishna diciamo sì, però, gli stiamo dicendo no. Beh, dobbiamo essere consapevoli, no? Ok, allora, quindi non possiamo quindi diventare puri devoti così, senza diventare prima devoti. Che cosa significa questo? Che dobbiamo prima riallacciare la nostra relazione con Krishna, ricominciare ad agire da anime, seguire le orme di un puro devoto, tracciate da un puro devoto, dal maestro spirituale, no? Sadaka, quindi sadaka, disciplina, accettare la disciplina. E quindi una volta ristabilita questa relazione, poi potremmo renderla altruistica, ovvero immotivata. Questo è l'iter. Hare Krishna Prema Niketana Prabhu. Prima devo diventare devoto, poi puro devoto. Bhakti Vittorio dice: uno dei miei esempi preferiti è from your pace at, no, come from your place, at your pace access the grace. Sì. Ovvero dal tuo posto, dalla tua posizione, al tuo ritmo, che sono le istruzioni che Narada Muni diede al cacciatore che stava causando grandi sofferenze agli animali. Infatti c'era questo grande questo cacciatore efferato, crudele, che non uccideva immediatamente con le sue frecce gli animali. L'aveva imparato così da suo padre, suo padre da suo padre, per tradizione. Loro cosa facevano? Si facevano un giro nella foresta e con grande abilità balistica ferivano a morte gli animali, ma non li uccidevano. Poi tornavano indietro a ritroso e li raccoglievano ormai morti dopo lunghissime pene e strazi, no? Una morte straziante, agonizzante. Da lì passava Narada Muni che si stava recando al Triveni, cioè la congiunzione tra Sarasvati, Gange, Yamuna, per un rito, per un'abluzione, e passando per questa foresta vide prima un cinghiale agonizzante di là, poi un cervo agonizzante di là, e poi un tasso, che ne so che animali stesse, un cervo, un altro cervo. E poi si imbatte camminandoci, ma chi avrà commesso queste efferatezze? E poi si imbatte in questo cacciatore, si chiama Mrigari, e gli dice: ma sei tu che stai facendo questo? Allora, immediatamente questo cacciatore, comunque per buona creanza, per educazione, gli dice: posso offrirti qualcosa, una pelle di cervo? No, 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 non voglio niente di tutto questo, ma sei tu che stai mezzo ammazzando questi animali. Io sì, perché? Ma come? Ma perché li devi far soffrire così? Ma uccidili direttamente. Vedete com'è? Non dice subito smettila di uccidere gli animali. Gli dice: ma uccidili direttamente. È meno grave, no? Così tu li fai soffrire in maniera indicibile. È peggio il tuo karma, almeno uccidili direttamente. E poi con progressione impartì al cacciatore Mrigari informazioni sempre più dettagliate, insomma, fino a che questo cacciatore spezzò l'arco, che era lo strumento del suo lavoro, e si dedicò completamente alla coscienza di Krishna. Ma poco prima di spezzare il suo arco, ebbe ancora una titubanza, mi ricordo, nel Chaitanya Charitamrita spiega, ebbe ancora una titubanza, ovvero, ma se io spezzo il mio arco, come potrò procurarmi da vivere? E Narada Muni gli diede una istruzione, wow, strepitosa, strepitosa, valida per ognuno di noi, ovviamente.
gli disse, sentite, gli disse, non è il tuo lavoro a darti da vivere, è Krishna attraverso il tuo lavoro che ti dà da vivere. Vuoi forse che Krishna non continui a darti da vivere se tu ti dedicherai completamente al suo servizio? Ma te ne darà molto di più da vivere. Non ti darà molto di più, ma molto di più, in maniera inimmaginabile. E si ricollega e ti ringrazia Bhakti in Vittoria. Esattamente quello che ci stiamo dicendo oggi. L'immensa opulenza che Krishna riversa sul suo puro devoto è incalcolabile, immensa, veramente incalcolabile. Hare Krishna Premamrita. Quindi non dobbiamo avere paura. Non è il lavoro che ci mantiene, è Krishna che ci mantiene attraverso il lavoro. Questo significa che se noi, pur continuando a fare quello che stiamo facendo, se siamo costretti a farlo, no? Per varie ragioni, per un ruolo sociale particolarmente definito, no? Madre, padre, cioè famiglia, non è che molli tutto, ok. Pur continuando a svolgere il proprio lavoro, connettendomi con Krishna, ovvero diventando cosciente di Krishna, ovvero diventando cosciente sempre di più di ciò che Krishna vuole. E che cosa vuole Krishna? Krishna vuole che torniamo da lui il prima possibile. E che aiutiamo anche gli altri a tornare da lui. Quindi, se noi, mentre svolgiamo il nostro lavoro, essendo in possibilità di lasciarlo, ripeto, per discorso di famiglia, eccetera, non posso lasciare questo lavoro. Benissimo, continua, ci mancherebbe altro, okay? Ma connettiti con Krishna e non aver paura, perché comunque è sempre Krishna che ti ha mantenuto attraverso quel lavoro. Continuerà a mantenerti ancora di più e sempre meglio. Se tu ti connetti con lui, ovvero col suo desiderio, se posizioni le tue capacità gnosoprassiche, che si chiamano, ovvero la capacità di tradurre praticamente l'essenza di un pensiero, gnosoprassica, no? O la prattognomica. Allora, se noi ci connettiamo le nostre capacità gnosoprassiche con Krishna, ecco che è fatta. Il devoto non deve aver paura, abbaia. E non è che immediatamente la paura va via. Dobbiamo concederci a Krishna. Fidarsi di Krishna significa consegnarsi a Krishna. E consegniamoci a Krishna e vedremo che già mentre ci stiamo consegnando, ancora non ci siamo neanche completamente consegnati, ma mentre ci stiamo consegnando, Krishna è capacissimo di dimostrare tutta la sua premura, assistenza, presenza, sostegno, tutto, tutto. Quindi fidarsi di Krishna significa consegnarci a Krishna. Ecco che, tornando a come possiamo interiorizzare questo verso, al nostro livello, se io penso, Krishna, questo mondo, wow, è pieno di sofferenza. Io voglio uscirne. Krishna, aiutami tu. Va benissimo. Non c'è assolutamente, non è biasimabile per niente. Anzi, va benissimo, perché questo è un luogo, perché questo è un luogo, Dukalayama Shashvatam, è un luogo pieno di sofferenze e qui si muore, Asashvatam, qui si muore, e intanto si soffre e si soffre proprio perché la fine è sempre dietro l'angolo. C'era, mi ricordo, un poeta del 1800 che diceva: la morte è lo spettro che siede al centro di ogni nostra festa. È lo spettro che siede al centro di ogni nostra festa. In altre parole, la morte è sempre dietro l'angolo, anche durante le nostre feste banali. Le nostre banalità festaiole, la morte è sempre lì, perché questo è il mondo della morte, Martia Loca. No, è così, Martia Loca. Quindi va benissimo che al nostro livello noi si pensi, oh, io non ce la faccio più, questo mondo è un mondo di sofferenza, io voglio uscirne da qui, non voglio più rinascere,
No. Cos'è che si augura ad un devoto quando compie gli anni? Non rinascere più, non rinascere più. Certo, io voglio uscirne. Krishna, aiutami tu. Va benissimo, non ci dobbiamo vergognare, non dobbiamo pensare, oh, così penseranno che non sono un puro devoto. Prima diventa devoto e poi diventerai puro devoto. Un passo dopo l'altro, no? Contemporaneamente, però, mentre prendiamo consapevolezza di tutto questo, ammireremo l'assoluta purezza di questi puri devoti che non desiderano nient'altro al di fuori del puro servizio a Krishna, anche a costo di rinascere, Jammane, 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 Jammane Prabhusei, no? Vita dopo vita, per l'eternità, e che mi importa? La cosa che mi importa è servirti, quella è vita, no? Non sono a quel livello, benissimo, però lo ammiro, lo apprezzo. Questo devoto che non desidera, Srila Narottam Das Thakur, che non desidera neanche tornare nel mondo spirituale, ma rinascere, rinascere, ma al servizio del suo maestro spirituale, che è un autentico rappresentante di Krishna. Lo ammireremo, ammireremo queste loro esternazioni, d'amore, queste loro dichiarazioni d'amore a Krishna. Perché le ammireremo? Perché da quell'ammirazione sboccia, nasce, cresce e si sviluppa che cosa? L'ispirazione a comprendere che c'è talmente tanto nettare nella bhakti che i puri devoti sono addirittura disposti a tollerare indicibili sofferenze nel mondo materiale. Tanto nettare, talmente tanto nettare che i puri devoti neanche quasi se ne accorgono delle sofferenze del mondo materiale. Non so, immaginiamo uno che sta seduto lì su una sedia di spine, no? Con delle spine. Però se sta gustando, che ne so, dipende poi da gusti, una super pizza oppure un gelato stradelizioso, grazie a quel gusto, no? Quel gusto così squisito, in un certo senso, mentre lì, no? Seduto sulle spine, però che buona questa pizza, cioè in un certo senso, o il gelato, o la torta, o gnocchi, o lasagne, o ditemi voi che cosa, o carciofi, allora in un certo senso dimentica di essere seduto su una sedia di spine, no? È così? E così è l'esperienza di tutti, cioè non che tutti quanti abbiamo l'esperienza di una sedia di spine, dico, ma che se stiamo sperimentando qualcosa di bello, e questo ci fa chiudere un occhio sulla sofferenza, no? Che c'è. D'altra parte, potrebbe esserci un'altra persona seduta su una sedia analoga, come la nostra, piena di spine, però è così ubriaco, o così drogato, non lo so, così intossicato da non rendersi neanche conto di essere seduto su una sedia di spine. Anzi, benché queste spine lo stiano pungendo, magari anche lacerando, non se ne accorge, anzi prova piacere. Quella è l'illusione, no? Il tamoguna, l'illusione. E questo non va assolutamente bene. Vediamo, tante persone che vivono in questo mondo, esistono in questo mondo, la maggior parte, hanno bisogno d'aiuto perché non va bene che loro pensino che quella sia vita. Non è vita, quella è esistenza materiale, vanno aiutate. E a volte dicono addirittura, oh, come sono felice, come mi sono divertito, che bella la vita. E quella si chiama illusione. Hanno bisogno di essere aiutati. Non sanno di essere anime, non sanno che comunque la vecchiaia, la malattia e la morte poi li condurranno in un altro corpo che probabilmente non sarà neanche umano. E allora, ecco. Come Prabhupada quando passò dinanzi a quella spiaggia, onde alte e surfisti, giovani atletici surfisti sulle loro tavole da surf, e chiese Prabhupada: ma che stanno facendo? Stanno surfando, Prabhupada. Ah, stanno soffrendo. No, stanno surfando. Ah, sì, stanno soffrendo. Il devoto pensava che non avesse capito, no? Dai, è indiano, si parla inglese, però poi non ha mai sentito questa parola, surfare. No, però guarda, stanno surfando, ho capito.
In realtà stanno soffrendo, non stanno surfando. Perché? Perché gli piace così tanto destreggiarsi tra le onde, che se continuano così, se la loro coscienza continua a rimanere lì, rinasceranno pesci, dove non avranno bis più bisogno di mute o di tavole da surf, saranno pesci che naturalmente, tranquillamente, nuoteranno tranquillamente, per modo di dire, per niente tranquillamente, ma naturalmente, che no, c'è sempre paura, no? Che arrivi un pesce più grande a mangiarseli, quindi tranquillamente per niente. Però naturalmente vivranno in mare tra le onde, senza più mute di neoprene o tavoli da surf, eccetera, no? Allora, quindi stanno soffrendo. Il puro devoto vede che il materialista, quando sorride, quella è l'anticamera di un pianto terribile. Perché al piacere dei sensi segue il dolore dei sensi. Questo spiega la Bhagavad Gita. Lo spiega la Bhagavad Gita, è così, no? Qui non va assolutamente bene. Quindi, passare dallo stato di ubriachezza, per tornare al punto, ma è giusto pensare, desiderare la liberazione? Certo, perché noi siamo come quelle persone ubriache sedute su una sedia di spine, che non si rendono neanche conto di star soffrendo. E anzi, a volte pensano, oh, che bello, oh, che bello, e stanno soffrendo invece, no? Che sono intossicate, sono anestetizzate in questo senso. Passare da quella condizione in cui non ci si rende neanche conto di soffrire, neanche conto che io ho questa forma umana così, così rara, quale sarà la mia prossima forma? La morte. Che cos'è la morte? Cosa succede dopo? Perché ci sono tante specie viventi? Ma è possibile che io finisca in una di quelle specie dove non mi sarà più accordata la possibilità temporaneamente, sì, però metti il corpo di un albero 100, 200, 400, 500, 1000 anni così immobile senza avere la possibilità di fare quello che stiamo facendo noi adesso, parlare di Krishna, parlare della realizzazione, come individuare operativamente come l'organizzazione della propria vita per Mrityu Samsara Sagara, per essere tratti in salvo da questo oceano dell'esistenza materiale con le sue nascite e morti, non poter più fare questo per un tempo incalcolabilmente lungo, magari. Che terribile! Questa è la paura Mahatobhayata, è la paura più temibile. Non dovremmo avere paura di questo, quindi passare dallo stato di ubriachezza in cui non ci si rende neanche conto di soffrire. È detto che la forma umana vera non basta aver ottenuto due gambe e due braccia, no, e vestirsi con abiti, cosa che gli animali e altre specie non umane non possono. Non basta quello, aver ottenuto la forma umana. La vera forma umana ce la meritiamo allorquando inizieremo a chiederci: ma perché soffro? Io non voglio soffrire. Come porre fine definitivamente ad ogni forma di sofferenza? Quella è veramente forma umana, altrimenti siamo animali bipedi, plantigradi, non lo so, o saremo homo silvestris, homo erectus, ma non veramente uomini, no? O esseri umani, intendo. Allora, passare da quello stato, da Neanderthal, dal neandertalismo cromagnon o silvestris della coscienza, allo stato in cui ci si rende conto di soffrire e pensare a trovare una via d'uscita dal dolore e dalla sofferenza, va benissimo. Quindi per noi il riconoscere questo mondo un luogo di sofferenza, io devo andarmene via da qui e nel frattempo cerco di dare una mano anche agli altri. Questo, per esempio, su questo si basa il Blue Crossing, metodo facile, romantico, divertente, per partecipare alla missione del Sankirtan di Sri Chaitanya Mahaprabhu, che vuole liberare tutti. Mentre libera noi, e l'atto stesso di rilasciare i libri libera anche noi con progressione, perché ci fa partecipare ad una misericordia salvifica a tutto tondo, 360 gradi, va bene? Quindi desiderare di fare questo, comprendendo che si soffre, e desiderare di venire fuori da questo mondo di sofferenza e contemporaneamente, contestualmente aiutare anche gli altri, va benissimo, è un desiderio decisamente buono da coltivare, no? In effetti, Srila Prabhupada una volta gli è stato chiesto:
Qual è la qualifica più importante per tornare da Krishna? Ha risposto che dovresti capire che questo mondo è un luogo di sofferenza, dal quale andare assolutamente via. Ha risposto così. Quindi va benissimo, è fondamentale, anzi, ma allo stesso tempo, quando leggiamo queste espressioni, e concludo, quando leggiamo queste espressioni, come dice, pure unalloyed, no? Vero? Pure unalloyed, unalloyed significa incontaminata, pura, 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 veramente pura, purissima, perfettamente pura. Devozione. Quando leggiamo a proposito di queste espressioni di pura incontaminata devozione, cosa che dobbiamo capire? Che anche in questo mondo, io non devo aspettare di lasciare il corpo, anche in questo mondo materiale, se mi assorbo completamente in Krishna, se mi assorbo completamente in Krishna, persino in questo mondo c'è così tanta felicità da riuscire a trascendere perfino le sofferenze di questo mondo. È questo che devo capire. C'è talmente tanta felicità. Anandam Buddhivardhanam, Purnam Ritasvadhanam, quella felicità in coscienza di Krishna, che non dipende dall'avere un corpo o dal non averlo, materiale dico, non, in altre parole, un puro devoto come Srila Prabhupada, per esempio, no? Ok, che predica nel mondo materiale, come Prahlad Maharaj, eccetera, come tanti altri, no? Puri devoti. Ok. E gli altri puri devoti che invece vivono nel mondo spirituale, la loro felicità è la stessa, eh? Non è che l'anima pura, l'anima realizzata che vive in questo mondo, sì, è felicissima, però non così felice come le anime. No, no, assolutamente, perché la felicità dipende dalla nostra connessione con Krishna. La nostra felicità dipende da Krishna, eh? Dalla nostra ri ritrovata o riallacciata relazione con Krishna. Quindi, c'è talmente tanta felicità nella pura coscienza di Krishna che financo in questo mondo è possibile sperimentarla, ananda, e tanto che paragonata, questa felicità sperimentabile persino in questo mondo materiale, se ci connettiamo perfettamente con Krishna, è paragonata questa felicità ad un oceano in costante alta marea. Incostante, non c'è mai bassa marea, non c'è mai bonaccia o stasi, mai incostante alta marea. Anandam Buddhivardhanam Purnam Ritasvadhanam, è sempre piena, sempre perfetta, sempre di più, sempre di più. È già perfetta, e poi diventa più perfetta, ancora più perfetta, la più perfetta, perfettissima, super perfettissima, così all'infinito, eh? Così all'infinito. È spiegato così da Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quindi è prevista una progressione, questo è il punto, è prevista una progressione. E come avverrà però questa progressione? Non è che in automatico, non è per, come si dice, per anzianità, no? Krishna, dai, sono qui, che recito i tuoi santi nomi, che distribuisco libri da tot anni, su, come dire, uno scatto di carriera, no? No, 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 non esiste questo. La progressione avviene se rispetteremo e ammireremo tutte le dichiarazioni scritturali, tutte quante, e se ci conformeremo, per quanto possano essere elevate e per quanto al nostro livello, alcune come quella devoto che non desidera neanche la liberazione, veramente, wow, no, straordinario, io la desidero la liberazione, però voglio arrivare a quel livello, anch'io voglio giungere a quel livello lì, per far piacere a Krishna. Perché se divento un puro devoto, posso servire meglio Krishna, ovvero puramente. E quello è l'obiettivo, non perché così divento puro devoto. Quello è orgoglio, no, non ci interessa quel tipo di orgoglio o quel tipo di ragionamento. Voglio diventare un esperto devoto perché così posso soddisfare meglio Krishna, meglio di come lo soddisfavo ieri. Il mio obiettivo è soddisfare Krishna, no? Sì, ok. Quindi anche se apparentemente irraggiungibili, io alcune, dalla mia condizione attuale, io le apprezzerò. Non sarò invidioso e non sarò risentito. E Krishna, ma che cosa pretendi da me? E non sto già facendo abbastanza. E dai, e che pretendi? No, quindi non ci deve essere risentimento,
né pigrizia. Oh no, vabbè, come faccio? No, troppo lontano. Senti, sai che c'è? Io speriamo che Krishna si accontenti di quello che gli posso dare, perché di più non gli posso dare, e non mi chiedete di più, altrimenti non rispondo di me. No, non. Allora, tutte le dichiarazioni scritturali, quali che siano, per quanto elevate siano, anche se apparentemente irraggiungibili, dobbiamo, se vogliamo progredire, ammirarle, proprio ammirarle. Contemporaneamente non cercherò di imitarle, ammirarle sì, imitarle no, quelle sublimi condizioni. Sì, perché io non desidero neanche la liberazione. E come no? Molto probabilmente non stai imitando, no? Sei un simulatore, non va bene, un sagia, no? Che fai? Il devoto scimmia? Che imiti? Che scimmiotti i puri devoti? Per quello si dice scimmia, devoti scimmia, no? Prakrita bhakta o prakrita sagia. Devoti scimmie, li chiamava Srila Prabhupada, perché scimmiottano, imitano grossolanamente, grottescamente e in maniera ridicola i puri devoti. No, io non cercherò di imitare, non devo imitare quelle condizioni somme così alte, né mi farò contemporaneamente a salire dallo scoraggiamento perché guarda quanto sono ancora lontano. No, qual è il tuo livello? E allora, quale che sia il tuo livello, io penserò sempre, quale che sia il mio livello, penserò sempre a come compiere il mio prossimo passo, e poi un altro, e poi un altro, e poi un altro ancora, e gradualmente raggiungo quella stessa pura devozione descritta in questi versi, in questi passaggi, descritta dai santi, quella descritta dai santi. Hare Krishna, quindi sei può fa, non siamo tagliati fuori. From your place, at your place, access the grace, ovvero quale che sia la tua posizione, quale che sia il tuo ritmo, tu puoi accedere alla grazia trascendentale, appannaggio di tutti i puri devoti, di tutti i puri devoti. Va bene, io mi fermerei qui, passata quasi un'ora. Allora, c'è Laura che dice: desiderare solo la salute è un desiderio materiale. La salute permette di servire meglio sia Krishna che i devoti. Ma certo, ma perché no? Non incentrerò tutte le mie preghiere su Krishna, per favore, fammi stare bene, Krishna, per favore, dammi la salute. Non incentrerò. Cioè, alla fine vorrei essere in salute per poter servire Krishna, ma tanto chi può dire di essere perfettamente in salute? Chi? La salute in questo mondo materiale è esattamente quello che non c'è. In questo mondo materiale è impossibile essere in salute. C'è sempre qualcosa che non va e tutto andrà sempre peggio, perché è mrittyu. E che si può fare? È così, no? Quindi certamente è normale, è naturale. Io, per No. favore Krishna, vedi tu, io vorrei essere in salute per servirti meglio, però sia fatta la tua volontà, non la mia, nel senso, forse mi stai dando questa malattia intanto perché me la merito. È certo. Certo, me la merito, chissà che ho combinato. Intanto sei molto generoso perché sicuramente stai riducendo ai minimi termini, sicuramente. E contemporaneamente mi fai ricordare che sono nel mondo materiale, così non mi illudo, ah, sto bene, perché la tendenza di quando si sta bene è godersela, spassarsela. Enjoy yourself, si dice così, Bhakti in Vittoria, enjoy yourself. Passatela, goditela, ora che stai bene, ora che sei in salute, giovane, forte, prestante, vai e goditela questa vita, fino in fondo, finché ce n'è. So, Comunque sì, hai ragione Laura, non è male, non è un desiderio materiale. però non è detto che una persona che ha un certo un valore, che ha dei valori spirituali, quando ha la salute e che sta bene, perché ci sono tante persone che stanno bene fino a tarda vecchiaia, poi ovviamente poi si cominciano i problemi. Però io conosco persone, anche Paola Borboni diceva: ma io sono vecchia, ma io, a me mi scoccia morire, sto così bene. Cioè, ci sono persone che fino a tarda età stanno bene. Però volevo dire che una persona che è elevata e comunque ha un coso spirituale, non è detto che se sta bene se la vuol godere, anzi. Cioè, è come un qualcosa che hai, come i soldi in banca, li hai, ma non te ne frega neanche più di tanto. Non è che. Ma tanto non decidiamo noi, eh? Ah, beh, sì. Siccome non decidiamo noi, decide Krishna. E quello che Krishna decide è giusto, no? Quindi, Sì. se Krishna mi dà la malattia, io non Sì. sarò lì a maledire, ah, perché? Evidentemente me la No. merito, Sì, sicuramente. mi fa bene, Sicuramente. quindi. Sicuramente, però io mi rendo conto che il tipo di malattia che ho
mi ostacola tantissimo nel muovermi, No, è nel un'illusione, non è vero. viaggiare, Credimi, Laura, capito? non Cosa è voglio dire? perché allora se, ascoltami, Anche stare al tempio per me è non faticosissimo. ti ascoltami. Dimmi. Allora, Upadeshamrita ci spiega chiaramente una caratteristica, le due caratteristiche del servizio devozionale sono Ahaituki, Apratiyata. Che significa? Ahaituki significa che non dipende da niente, il servizio devozionale non dipende da niente, quindi neanche dalla salute, e niente può fermarla, Apratiyata, significa che niente può ostacolarla, neanche la cattiva salute. Allora, in cosa consiste, in cosa deve consistere l'arguzia del devoto e della devota nel confrontarsi con Sadhu Shastra Guru, quindi con i devoti, con i suoi maestri spirituali, leggere costantemente e capire come può, visto che il servizio devozionale non può essere ostacolato da niente, io non posso pensare, ma potrei servire meglio, potrei servire di più, se no, è un'illusione quella. Quale che sia la mia condizione attuale, Prabhupada lo dice proprio, quale che sia la tua attuale condizione di vita, quale che sia, significa anche la peggiore da un punto di vista di configurazione esterna, ovvero materiale, quale che sia, quella è una speciale misericordia di Krishna su di me. Quale che sia la mia condizione di vita, è una speciale. E io ne trarrò vantaggio per tornare da Krishna, per diffondere la coscienza di Krishna e seguire le orme del mio maestro spirituale. Quindi, per dirla in parole più povere ma più chiare, anche se a me, anima condizionata, può sembrare che una certa configurazione esterna rappresenti un ostacolo, un bastone fra le ruote, ok? No, allora intanto non lo è, ok? Perché lo leggo, non lo è. La bhakti è assolutamente indipendente. Passo successivo è rivolgersi ai devoti, alle nostre guide spirituali, e chiedere: come posso io, dalla mia condizione attuale, impegnarmi praticamente in coscienza di Krishna? Questo è. Quindi mai, mai, mai pensare che una situazione materiale sia migliore di un'altra. Mai e mai. Non è vero. Non è assolutamente vero. Posso aggiungere una cosa? Se no, Sì. se posso. Certo. Faccio un esempio. Una volta parlavo con Krishna Loka, mi pare, so se al telefono oppure ero andata da lei. Comunque, lei, anche lei ha dei problemi, non come i miei, però c'ha dei problemi, tipi di allergie, tante cose. E mi ha detto un giorno: ah, ma io non riuscirei a vivere al tempio ormai, perché io ho troppi problemi, dovrei mangiare in un certo modo, ormai è faticoso. E quindi, in questo senso, io vorrei vivere al tempio, ma soprattutto questa cosa mi ostacola molto, non ho più la forza, non posso mangiare come gli altri, devo farmi l'insulina, Capito. non posso mangiare gli Ma orari che vabbè, stai dicono senza loro. nel dettaglio, dico Ecco, ho però non è finito. che la vita spirituale è nel tempio, Ma io quella è vorrei una tanto nostra vivere al errata tempio. è una nostra errata interpretazione della realtà. Intanto è vero che la devota che tu hai citato è impegnata perfettamente come lo era prima, soltanto Sì, ma che non vive in un tempio, perché no, certo, però nel vive con un tempio. marito, insieme a un marito che, diciamo, Non vivono bene, importa, vivono. Krishna non ti lascia mai, Krishna non ti lascia mai. È chiaro che se io cavillo sui miei limiti, cavillare, sai che significa cavillare? Cavillare significa se io insisto, se io mi concentro, se io ho questo limite, se io ho questo problema, se io ho questo limite, cosa succede? Che certamente quel limite mi apparterrà. Io mi convincerò che quel limite è un limite, è un limite. Invece no, io mi devo concentrare su Krishna, che è al di là di ogni limite, vuole trascinare anche me al di là di ogni limite, attraverso il servizio devozionale. Però mi rendo conto che nel Però significa tempio, no, se tu dici sì, però significa no. no, volevo dire che mi rendo conto che nel tempio io acquisto più energia, nonostante faccia fatica, però perché insieme agli altri sono stimolata, alzarmi presto insieme agli altri, recitare i giri insieme agli altri. Cioè io, a parte un po' la fatica fisica, ma sento che lì riesco a fare tutto per bene. A E questo è casa, vero, tra una e cosa e l'altra, mi si... è ancora... Cioè, questo è anche la vero, è fatica sembra che vero, aumenti, perché aumenta la fatica psicologica. Se tu ti alzi per andare a lavorare, non hai voglia. Se ti alzi per andare a sì. fare un agito, andare a una festa, per dire un Viene esempio, voglia. ti viene l'energia. Stessa cosa, io qui è come
per vari motivi, non solo dipende da me, ma altri motivi, gente che intorno, il cane, io sono frenata, non riesco a fare come nel tempio e questo mi dispiace moltissimo. Ma non sono loro a frenarti, non sono le configurazioni esterne a frenarti, è una condizione interna. Le soluzioni ci sono. Chiaro che non possono emergere adesso, capito? Le soluzioni specifiche, tu capirai bene che non possono emergere adesso, anche perché a te non è il contesto, è una cosa più privata, cioè, capisci, no? Ma io ti posso assicurare che al 100%, senza tema assoluta di smentita, che se giustamente guidata, tu puoi trovare una soluzione per vivere la tua coscienza di Krishna sulla base della tua condizione liscia, liscia proprio, liscia come il ghee, non come l'olio del ghee, meglio, come il ghee, liscia come il ghee. È scientifico. Sì, ma infatti Radha Charan, per esempio, che la conosco, lei pur essendo anziana, problemi alla spalla, lei si associa, però è anche più vicina a Roma, in un'oretta neanche arriva, io no, io ci voglio 3 ore, per me ogni desiderio. 4 ore. Krishna almeno soddisfa. Domenica mi piacerebbe capito. Stai cavillando sui tuoi limiti, Laura. Tu stai sì. Infondendo scoraggiamento con quello che stai dicendo. Tu ti stai lamentando e stai infondendo scoraggiamento. Io non vedo attitudine positiva in quello che tu stai dicendo. Conseguenza non ci può essere. Oggi è una giornata magari. Esatto. Però, e si vede, però non va bene. Io voglio esprimere anche i miei limiti, non avere. Sì, non però. Sono perfetta e non ma no, chi lo è? Ma non è questione di essere perfetti o no, Laura, cerca di comprendere. Allora, dice il lamento non aiuta nessuno. Chiaramente non è neanche questo il contesto per lamentarsi, perché non possono essere offerte soluzioni specifiche, ma certamente ci sono momenti, circostanze, contesti e sangha in cui, esprimendo le tue difficoltà, possono essere individuate delle soluzioni, sempre, sempre e comunque. Certo che tu generale, non tu Laura, io non devo partire in quarta con quella che secondo me è la soluzione. E se qualcuno mi dice, mi dà una soluzione differente, dico no, per me la soluzione è questa. A quel punto è chiaro che decade tutto, no? Allora, tadvidi pranipatena pari prashnena, rivolgere domande a proposito della nostra condizione attuale, quale che sia, domande sinceramente, con la sincera intenzione di conformarsi alle risposte che riceveremo. E se io sono sincero e le mie guide sono sincere, ecco che la soluzione arriverà perfettamente. Magari una soluzione che uno non si aspetta, allora bisogna essere aperti, inclini, aperti, proni a non cercare risposte, le risposte che vorremmo sentirci dire o dare, ma proni ad accettare quale che sia la risposta, perché il mio obiettivo è servire Krishna dalla mia attuale condizione. Ecco che il lamento cede il passo all'entusiasmo. All'entusiasmo, così, quindi sì, forza e coraggio, Laura. Esatto, dipende dal punto di vista, perché delle volte penso come sono fortunata. Non dipende dal punto di vista, anche sì, ieri anche il prete ieri diceva preoccupata, dipende dai punti di vista, e papà diceva, ma quale punti di vista, di che parli? No, dicevo i miei punti di vista, nel senso, ci sono delle volte che penso al contrario, dico, ma come sono fortunata, nonostante abbia tutte queste malattie, perché ne ho più di una, nonostante quest'altro, non ho la macchina, non posso andare a te, però io mi posso collegare, però sono fortunata rispetto ad altre persone che non conoscono la coscienza di Krishna, che non leggono questi libri che sono stupendi. Cioè, delle volte la vedo in maniera più bella. Guarda, adesso c'è Viviana, che già la vedo. Viviana, adesso ti chiamerà Viviana e ti dà un'iniezione nella giornata di oggi, che tu hai detto una giornata no. Adesso Viviana ti chiama e ti dà un'iniezione di ottimismo. Viviana, ti è rimasta qualche dose di ottimismo trascendentale? Sì. Vai, spaccia. Fai la spacciatrice di dosi di entusiasmo, dai che ce n'è bisogno. Va bene. Grazie, devoti. Ci l'ha preoccupata chi già. Qualcuno vuole dire qualcos'altro? Senza sì, però. Qualcuno vuole dire qualcos'altro? Luigi, Piero, Vittoria. Intanto vi
Vi invito questa sera allo studio, al prosieguo sulla Upadeshamrita. Quindi stiamo analizzando l'ultimo dei sei amici della Bhakti, ovvero Satovritè, seguire le orme degli acharya precedenti. A proposito, va bene, vedo che nessuno ha da dire niente. Bhaktinanna, Hare Krishna. Bhakti Maddalena, Hare Krishna, mi raccomando, Blue Crossing, questo è un mese speciale, dobbiamo fare un regalo strepitoso, spumeggiante. Ashri Chaitanya Mahaprabhu, dobbiamo arrivare a 500, almeno 538, tante quante sono le candeline sulla sua torta trascendentale. Il che significa che per arrivarci dobbiamo incrementare il nostro sforzo ordinario di almeno un 50%. Se ognuno ordina, adotta il 50% in più dei libri che solitamente ordina, si arriva stan spede in uno all'obiettivo, anche su un piede solo, come si dice, anche con un occhio solo. Quindi ce la dobbiamo mettere tutti, tutta, tutti. Ce la dobbiamo mettere tutti, tutta. Vabbè, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Gran Tarace, Srimad Bhagavatam ki jai, Bhakti Laura, forza e coraggio ki jai. Jai, jai, Srila Prabhupada. Jai, jai, grazie, grazie di cuore a tutti. Grazie. Ecco, c'è anche Radha Scusami. Charandevi che qui scrive, infinite grazie, Hare Krishna, vedi che entusiasmo, fantastico. Grazie. Jai, Srila Prabhupada ki jai. A più tardi, Grazie. eh? A più tardi. Grazie. Jai, grazie a voi.